Il pagamento del tributo, masaccio. Il pagamento del tributo domina l'intera fascia superiore della parete sinistra ed è la scena più famosa e rappresentativa dell'intero ciclo masaccio. L'eseguì nel 1425. La scena mostra in contemporanea tre episodi tratti dal Vangelo di Matteo. Nell'antica regione della Galilea, a Cafarnao, un gabelliere chiede a Cristo e ai 12 apostoli di pagare la tassa destinata al tempio della città. Cristo decide di sottoporsi alla richiesta nel rispetto delle leggi cittadine e invita Pietro a gettare l'amo nel lago vicino per pescare un pesce nella cui bocca troverà una moneta d'argento con cui pagare la tassa richiesta. Masaccio illustra i tre momenti della narrazione in un unico spazio scenico. Al centro dell'affresco vediamo i 12 apostoli che si stringono attorno a Gesù, riconoscibile al centro in posizione dominante, vestito di un mantello celeste e una tunica rossa, imperturbabile nei tratti del volto idealizzati dalla natura divina. Davanti a loro la figura in primo piano è raffigurata di spalle con una corta tunica rossa. È il gabelliere che chiede la tassa. Alla sinistra del compatto gruppo degli apostoli vediamo Pietro nel momento della pesca del pesce. All'estrema destra dell'affresco, infine, vediamo l'atto conclusivo del racconto. Pietro consegna al gabelliere la tassa dovuta. In tutti gli affreschi Pietro è ritratto sempre allo stesso modo, così da essere subito riconoscibile. Indossa una tunica azzurra coperta da un mantello giallo oro e un uomo di mezza età, solenne e vigoroso, con corti capelli ricciuti e grigi, ha una barba corta e spesso riccia, tratti somatici marcati e da popolano, anzi da pescatore, quale egli fu in realtà. Giovanni, il più giovane, che troviamo posizionato nel gruppo centrale, appena arretrato rispetto a Gesù e Pietro. Ha un mantello rosso che tiene chiuso con la mano, è ritratto come un giovane biondo e aggraziato. Il significato evangelico della scena sta nell'obbligo per la Chiesa e per i fedeli di rispettare la sfera del potere civile, ribadito dal Vangelo anche nella famosa frase «Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio». Ma oltre a questo, si è voluto vedere nella scelta del tema dell'affresco anche un messaggio di tipo politico-sociale che alluderebbe alla riforma tributaria all'epoca in atto a Firenze e che approdò nel 1427 all'istituzione del catasto fiorentino, il primo che la città avesse mai avuto. Il richiamo alla contemporaneità sembra d'altronde ben corrispondere alla sensibilità di Masaccio, che in ogni scena della cappella ha sempre attualizzato il contesto scenografico entro cui si svolgevano i fatti narrati. Osservate l'edificio a destra, rispecchia in toto l'architettura di un palazzo fiorentino rinascimentale. La visuale prosegue poi nella corona di montagne che vanno allontanandosi e a seconda della distanza assumono colorazioni diverse.